Un appuntamento da non perdere nell'estate teramana è ovviamente quella di Giochi Senza Barriere, una di quelle serate destinate da 9 anni ormai a lasciare sempre il segno. È così, Massimo Pichini, presidente del Centro Servizi Volontariato? Sì, è così e noi siamo contentissimi perché l'amministrazione di Teramo ci dà questa opportunità, ce la conferma da 9 anni e quindi noi continuiamo felici di poter mettere insieme le tante associazioni che si occupano di disabilità, ed è un momento bello per loro perché si divertono, ma un momento bello anche per la città perché è un momento in cui la socialità e la condivisione di un problema diventa anche divertimento e modo di stare insieme. Ecco Massimo, un aspetto molto bello è che ogni anno c'è la partecipazione da parte di tante associazioni, segno che questo ormai è un appuntamento che è entrato anche nelle corde dei referenti, di coloro che fanno parte di queste realtà locali. Assolutamente sì, e questo ci fa molto piacere, noi sosteniamo con piacere questa loro entusiasmo e loro partecipazione, voglia di partecipazione, che è un segno di apertura anche delle associazioni alla città, e possono dare tanto come danno tanto in questa occasione. Assessore Guardiani, arriviamo a fine serata, anche quest'anno Giochi Senza Barriere è stato un grande successo. Sì, felicissima per questa serata che è riuscita così come speravamo. Tanti ragazzi si sono divertiti, ci siamo divertiti anche noi. I giochi sono riusciti, sempre molto interessanti, siamo veramente molto soddisfatti. E la cosa importante, finalmente abbiamo abbattuto queste barriere, perché c'erano tutti alla fine a ballare in piazza. Assolutamente sì, il ballo finale è stato emblematico, ci ha fatto capire proprio tutti insieme, senza le barriere, nel mezzo della nostra città. Di interviste strane uno ne fa tante, ma questa da mummificati con l'assessore Misticoni è unica. Che si prova? Questa è l'intervista sicuramente più bella, divertente e piena di significato che io abbia mai fatto, ma soprattutto è un onore essere mummificata in questa maniera, poi con Luigi Aurelio. Sono d'accordo, lo facciamo un applauso grandissimo a tutti questi ragazzi di Giochi Senza Barriere. Questo è lo spirito giusto. Togliamo la mummia per applaudire. Mauro, siamo arrivati alla fine, adesso siamo tutti più tranquilli, ci vediamo un altro anno, 10ª edizione. Sì, allora un appello a tutti gli amici di Teramo, un altro anno cercate di essere con noi in piazza per il decennale, per condividere questo momento di grande emozione. Vi aspetto tutti.